devi trovare un modo per premere quel grosso bottone per farti strada verso Cristallo Blu, sì. Quella è una specie di morsa. Boh, una specie di chiave a quanto pare. E qua ce ne sono altre. Quindi si aprono queste chiavi. Però qua vuole quella rossa. Vediamo se c'è uno che vuole quella bianca. Questo vuole quella bianca. Questo vuole quella verde. Non ci sono tessere rosse. Ah, ma noi sappiamo come si fa a proposito. Possiamo andare a colorarle, no? Allora adesso portiamo questo, il barro di lei, vediamo. Velocità di carica di cosa? Prendiamo sulla tessera. Andiamo a colorare di rosso. Penso che funzioni. Comunque tipo è stato bravo. Ribadisco che per essere il lavoro di una persona sola si è congegnato a inventare cose usando meccanismi non troppo complessi da programmare, ma che funzionano. Ok, quello era un respingitore. Questo forse toglie gli scudi? Questi sono croci di legno, ma... nascondere loro. Ok, non sono veri, questi sono semplicemente stati attivati. Questo? Barile lì sopra. Come facciamo ad arrivare? Tutto un giro complessissimo da là. Forse l'abbiamo persa.
In un qualche modo bisogna attivare i respingitori. Proviamo di nuovo a farlo venire qua. Ah, ok. Il respingitore è così. Con la... Vediamo così. No! La segreta. Dare una spada più due. Ok, questo è solo un segreto. Dunque di qua. Entra nella porta e però è chiusa. E dove se non se noi andavamo di qua. Dunque quello in teoria non. C'è un respingitore anche là sopra. E anche qua, ma come si attivano? Allora, innanzitutto c'è un tonaglio dietro questo. Guarda che punta esattamente diverso. Ah, ok, forse così. Tanto lo attiviamo, stanno sopra noi. Ok. Qui abbiamo sbloccato qua, ma mi sa che qua bisogna tornarci. Poi c'è un po' di altri respingitori. Ah, lì sopra. No, non si apre. Dove che siamo? Mi sa che c'è ancora un po' di cose da scoprire. Questo forse è aperto là. Perché a seguire il cavo mi sa che è aperto là. Però è tutto chiuso qua. E qui come facciamo a prendere fino in fondo quanti salti ci vogliono? Ok.
c'è un da seguire il cavo, vogliamo a finire. Ok, forse si è disabilitato. Qui c'è questo cavo qua per poter salire là. Sì, infatti qua è adesso lo scudo, diciamo, disabilitato. Io ancora non so cosa siano. Siamo dei pulsanti da pigiare in qualche modo, no? Però non so, è pieno di respingitori che al momento non riusciamo. Sì, è aperto infatti là. Come facciamo a tornare da sopra? Facciamo adesso? Siamo intrappolati qua. Perché comunque dobbiamo andare di là. Qui c'è un pulsante. Non ce la facciamo. Abbiamo una corrente per... No, sono caduto. E quella corrente là cosa fa? No, è chiuso, quindi bisogna... Riattiviamo quella corrente lì, ma non mi è ben chiaro cosa faccia. Beh, 18 secondi. C'era un altro pulsantone. Non si capisce perché non c'è un cavo, quindi non si sa a cosa dovrebbe servire questo. Ah.
c'era una cosa blu. Ma no, era solo forse la freccia. Vabbè, quello adesso sembra risultare attivo. Ma è così fuori mano che non so. Quella è una moneta gigante. Ah, ok. Dicono che nella stanza qui sopra ci sia un oggetto potentissimo. Qual è la stanza qui sopra? Quella là? Restano aperte. Ah, ok, sono. Ok. Spero che restino aperte. No! È proprio a pelo. L'abbiamo fatta. Legno scricchiola. Vediamo cos'è. Pestone. Ecco. Adesso sì che possiamo fare pulsanti speciali, eccetera. Ok, ci si apre delle possibilità adesso, lo di sicuro. Carino adesso. Quindi a questo punto qua possiamo andare è impossibile, che salto è? Anche qua possiamo fare qualcosa. Ok, questo si è semplicemente sollevato per poter. Si è atterrato giusto. Ah no! Ancora! Vabbè, alla fine, ok, non serve. Yeah, ho lasciato il cubo. Cavolo. Allora, qua sono
sono il pestone anche qua. Ok, però adesso un attimo torniamo indietro. Ho tolto il cubo da lì perché l'ho fatto là che non serve assolutamente niente. Quindi. Salve. Questo è nuovo. Le pedane arancioni ti tolgono la possibilità di muoverti a mezz'aria, mentre quelle blu ti permettono di saltare quando vuoi. Per pedane intendi queste? Però ho sbagliato. Non sono un bravissimo supralender. Ma no, è difficile, c'è poca spinta. E la cosa migliore è andare così. Prenderlo da là. Vediamo cosa c'è qua. Sembra luna rossa, sembra molto costosa, può essere usata per qualcosa. Adesso proviamo ad andare lì sopra. Non c'è niente qua, eh. Si apre. Qua non c'è niente che possiamo sfruttare. Ok, siamo tornati di qua. Qua appunto ci sono diverse cose da. C'è ancora un barile. In effetti di lì non eravamo andati. Qua c'è da togliere di mezzo lo scudo. Vedete che fa questo? Alla fine proprio questi sono gli elementi da mettere in bagno, eh. C'è tutto un livello. Dovrebbe uscire tra l'altro per PC tra poco finalmente Monster Boy. Dai, su. Non vedo l'ora di giocarlo. È molto carino quello. Senza respiro, senza respiro. Ma qua come facciamo? Si accende per niente? Dura niente? Così in alto, ho fatto bene, ho avuto l'intuizione che ho visto solo dopo che in realtà sarebbe servita a qualcosa. Avanti, avanti, avanti.
Ah, ma c'è un uso. C'è un uso limitato di. Dei testoni. Stavolta bastava premere. Fortuna ci ha dato le mele rosse qua da mangiare. E qua ho potuto sfruttare la mia capacità da first person shooter. Senza rischiare nulla di particolare. Andiamo a vedere di qua. È grande questa sabbia, eh? Prima meglio. Ah, lo sto respingendo con lo scudo. Prima attacchiamo quelli che ci sparano. Perché? C'è tanta, tanta, tanta gente in questa zona. Ci vuole un'arma. Qui serve una chiave. Andiamo a farci un giro qua. Qua conosciamo già, mi sa. Però c'è questo che dobbiamo aprire. In più a proiettile. Pieno di monete, aia. Qui ho una chiave. Ma non credo che possiamo tornare su. Quindi?